Amici di Atti Sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di Telescopio Azzurro, il format dedicato alle vicende del calcio Napoli. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi Gabriella Rossi, giornalista di PianetaNapoli.it. Ciao Gabriella, benvenuta, grazie per la tua disponibilità. Ciao Andrea, grazie e buonasera a tutti. Gabriella, un Napoli a tratti spumeggiante, dilaga nella ripresa, batte 4-1 al Cagliari e torna al successo. Come possiamo valutare la prova degli azzurri? Allora la... Prova degli azzurri, Andrea sicuramente la si può valutare in un'ottica positiva e soprattutto in un'ottica di speranza per questo inizio di anno. Tuttavia c'è da riflettere molto su quelli che possono essere i cambiamenti rispetto alla prossima prestazione che è stata vista contro il Torino, sicuramente. Hai nominato la pessima prestazione della squadra con il Torino. Secondo te com'è spiegabile una metamorfosi così radicale? Anche perché rispetto agli altri anni la sosta natalizia è stata sicuramente molto breve? Allora, il cambiamento io spero e credo, considerando la grande stima che nutro per prima cosa verso l'uomo che è Gennaro Gattuso, che sia dovuto a un rispetto che i ragazzi hanno nei confronti del loro mister. Per prima cosa. Anche perché lui ha dato una grande prova di forza emotiva, di carattere con l'intervista che fece alla fine della partita contro il Torino e meritava una risposta da parte dei suoi. E soprattutto questo Napoli, Andrea mi vuole dirlo, ma funziona molto per quanto riguarda i singoli e quindi indubbiamente eh, un Insigne che continua ad essere più per luce e ombre trascinatore e un Lozano in gran forma e Zilischi che ha acceso letteralmente la luce in questa partita stanno dando una gran prova di forza. Soprattutto all'inizio partita la squadra ha cercato con grande insistenza il tiro dalla distanza. Questo secondo te poteva essere una scelta ben precisa per far uscire magari la difesa del Cagliari oppure era semplicemente dettato dallo sviluppo in campo della, della manovra offensiva? Allora credo che la logica sia un po' 50-50, cioè che ci sia stata una buona lettura da parte di Cattuso perché tra allenatori giovani secondo me ci si conosce e ci si capisce di più. Gattuso evidentemente ha studiato quello che è il modo di mettere in campo le squadre che ha Eusebio di Francesco. Tuttavia penso che, come ti ho detto, sono i singoli a portare avanti il Napoli in quest'ultimo periodo e che quindi sia anche molto frutto di casualità. Se vogliamo andare a trovare proprio il pelo nell'uovo davanti a un successo per 4-1, io ti dico che la prova della difesa sicuramente, soprattutto nelle fasi di uscita, non è reprensibile. Basti pensare che le prime due occasioni del Cagliari sono frutto di due colossali errori dei difensori partenopei. Come ti esprimi tu a tale riguardo? A tale riguardo sicuramente nel momento in cui Manolas fa quell'errore c'è stata una brutta reazione qui a casa mia sia da parte mia che di mio padre che siamo i due che insieme guardiamo le partite insomma però c'è molto disordine e si spera in un mercato che magari possa portare un terzino degno di questo nome perché il buon Mario Rui ormai penso che abbia fatto il suo tempo a Napoli, ti dico la verità. Mi hai anticipato, torneremo tra poco sul mercato. Assoluto protagonista di giornata, e eh, lo accennavi anche tu prima, un devastante Zeliski. Che cosa manca a questo ragazzo per raggiungere la definitiva consacrazione? Perché abbiamo visto già grandi prove di Zeliski, ma poi sempre intervallate da controprove non all'altezza delle prime. Io se ti posso dire la realtà di quello che penso, e penso che per questo che mi hai chiamato altrimenti non saremmo venuti qui. Ma certo, ci qui. mancherebbe. Credo che a Zilischi manchi un buon compagno di reparto. In che senso? C'è un, uh, un altro interno? Oppure prova a stuzzicarti uh, per far esprimere al meglio il centrocampo del Napoli? Manca un play, un regista, a stile Giorginio? Assolutamente sì, manca qualcuno come Giorginio. E in quel modo Zilischi potrebbe sentirsi appoggiato molto di più. Del resto lo scrivevo anche nel mio articolo di fine partita per la nostra testata Pianeta Napoli che manca proprio un buon compagno di reparto al Polacco, in modo che possa esprimere ed essere più tranquillo, perché attualmente regge praticamente da solo il centrocampo del Napoli, c'è cioè poca, poca storia. Quindi praticamente tu bocci anche Fabian Ruiz in base a questo? Assolut assolutamente sì. Ma assolutamente per sì. mancanze del, del giovane spagnolo o perché non viene impiegato in base alle sue prerogative? Anche qui mi sento di dirti 50 e 50 perché non voglio essere troppo distruttiva, cioè vogliamo dire che magari nel centrocampo così Ruiz non ci sta bene, vogliamo continuare a raccontarci questa favola, va bene, però Ruiz sono anni che dimostra ormai di avere degli ottimi piedi, però io ti parto dall'inizio della partita, cioè ha fatto un errore su un disimpegno che neanche mio cugino che gioca a calcetto tra i dilettanti fa ancora. <ride> e allora lì c'è un problema io da allenatrice lì ti avrei sostituito direttamente dopo 5 minuti perché mi dimostri che non sei entrato con la testa giusta in campo certo uh, prossimo impegno uh, in un calendario sempre più fitto uh, mercoledì uh, per la sedicesima del uh, girone di andata di Serie A arriva al San Paolo uno spezia in caduta libera Uh, la riflessione che faccio è questa, fino ad ora il Napoli è stato quasi impeccabile fuori casa, ad eccezione della brutta prova con la Lazio, mentre ha sentato un po' di più a San Paolo. In base a questi dati che ti offro, che partita ci dobbiamo aspettare? Allora ci dobbiamo aspettare sicuramente una partita difficile, perché al contrario della Roma che magari regge ancora a botta con le piccole, il Napoli ha dimostrato di dover fare sempre un po' più di fatica quest'anno. Quindi, sia per i dati che mi hai fornito tu per l'ingresso nello stadio di casa, ormai non più San Paolo, ma stadio intitolato a Diego, si fa ancora un po' di fatica a distinguere i due nomi, mi rendo conto. Uh, mi aspetto una partita dura, una partita dura perché lo Spezia comunque è una squadra difficile, è una squadra che a mio avviso gioca anche bene e che se ingrana i movimenti giusti potrebbe metterci in difficoltà. E oggi, circa 15 minuti del Cagliari sono stati una dimostrazione di questa tesi che io ho che a caratterizzare la settimana è sicuramente stato il caso, diciamolo caso, però forse meglio dire la questione legata al rientro di Osimen eh, che è stato poi trovato positivo al covid, con tutta la polemica che poi ne è seguita sulla mancanza del eh, ragazzo nella gestione del periodo di vacanza in Nigeria, sulle mancate precauzioni. Come la commentiamo? Allora, come la vogliamo commentare? La vogliamo commentare come dei colleghi un po' più titolati di noi che l'hanno definito un peccato di gioventù che potrebbe essere perdonabile, magari anche sì. Però sinceramente trovo che in questo caso ci sia una grave mancanza della società, perché il calciatore andava multato. Può essere un peccato di gioventù lui ha chiesto scusa a mezzo social. Purtroppo per i ragazzi della serie A, e questa è una riflessione che facevo con il direttore della mia testata. Che mh, i ragazzi sono molto influenzati dai social. Si vede anche il caso Zagnolo nell'ultimo okay. periodo e non può essere sempre passato tutto come peccato di gioventù è andato a fare una festa al suo paese, questa è una situazione difficile e parliamo di un professionista, parliamo di un professionista che guadagna tanti bei soldi, che è stato pagato una gran bella cifra da parte di una società e una società si merita rispetto e il rispetto va dimostrato con le multe. Del resto, Dell'Aurentis è stato già forte per il passato con la questione multe verso i suoi giocatori. Non vedo perché non farlo anche oggi e dare un segnale forte anche a chi c'è che Può essere stato pagato di più, ma vale tanto quanto un altro. Chiudiamo la nostra chiacchierata tornando sul tema mercato. Da domani parte ufficialmente la sessione invernale della uh, campagna acquisti e cessioni. Tu hai detto che non ti aspetti granché, ma se io ti delineo questo scenario: riuscire a piazzare Milik anche per 10-15 milioni di euro e poi provare a forzare la mano del Chelsea per Emerson Palmieri, tu che cosa mi dici? Allora, io ti dico che magari si tratta di fantamercato, che da tifosa, prima che da giornalista, mi potrebbe far piacerissimo questa cosa. Però mi hanno insegnato che un giornalista deve essere un attimo più lucido. Io sono abbastanza lucida nel dirti che non mi aspetto un granché da questa sessione di mercato, perché penso che c'è ancora un progetto tattico, ed è brutto da dire visto la grande stima che nutro nei confronti di Gennaro Gattuso, c'è ancora un progetto tattico tutto da delineare. Quindi non penso che la società si andrà a impelagare in un investimento anche potendo piazzare Mili che quindi guadagnandoci qualcosa in più con i soldi. Quindi tende a escludere arrivi praticamente niente? Assolutamente, assolutamente sì. Se conosco bene il mio pollo, come si suol dire, credo di no. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Gabriella Rossi per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gabriella, grazie. Grazie mille a te Andrea, ciao a tutti, buona serata.